Sono Don Lorenzo Teston, preside delle scuole del Collegio Don Bosco di Pordenone, un istituto che ha una scuola secondaria di secondo grado, di primo grado e una scuola primaria. L'inizio dell'emergenza ci ha visto sorpresi, un po', ecco, in difficoltà davanti alla non possibilità di programmare con lungimiranza in seguito così agli annunci di una ripresa ripetuta che poi si è rivelata, diciamo, una chiusura fino a fine anno. Fin dai primi tempi però ci siamo attivati subito con gli strumenti che già avevamo a disposizione, fin proprio dai primi giorni abbiamo attivato strumenti di supporto oltre al registro elettronico, ad una serie di piattaforme che avevamo collegate a questo strumento per supportare tutte le nostre scuole, dalle superiori fino alla scuola primaria. Poi, dopo i primi giorni, è stato subito chiaro che la situazione non sarebbe migliorata, allora ci siamo focalizzati su fornire degli strumenti che consentissero di avere un contatto continuo con gli studenti, ecco, per tempi lunghi e prolungati, per supportarli, sia dal punto di vista educativo, innanzitutto, in questa solitudine, in questa restrizione forzata, ma soprattutto da un punto di vista didattico. Ci siamo appoggiati alla Google Suite for Education, che ci ha consentito per le superiori di garantire fino a 27 ore settimanali di lezione frontale in presenza, analogamente per la scuola secondaria di primo grado, dove abbiamo garantito 20 ore di video lezioni settimanali, e anche per la scuola primaria, con una diversificazione a seconda dell'età, un numero più alto di ore dedicato ai bambini di terza, quarta e quinta, ovviamente per una maggior dimestichezza con lo strumento, con un'età che consentiva anche un'esposizione, ecco, importante, diciamo così, ad internet, all'interazione attraverso questa piattaforma web che è la Google Suite for Education, ma ecco, con un orario leggermente ridotto, ecco, rispetto ai bambini delle prime classi. L'impatto è stato impegnativo, soprattutto sul fronte delle famiglie, perché la situazione nella provincia di Pordenone, in merito alla connessione, non è felicissima. C'è una situazione, diciamo così, a macchia di leopardo, ecco, dove alcune zone sono ben servite, altre no. Un'altra difficoltà alla quale siamo andati incontro è stata il digital divide presente nelle famiglie, alcune con una buona disponibilità tecnologica, altre in realtà un po' impreparate da questo punto di vista. Su questo fronte la scuola ha reso disponibile i tablet che avevamo qui a disposizione degli studenti nelle aule multimediali, li abbiamo distribuiti tra le famiglie. Un'altra difficoltà che abbiamo dovuto risolvere è quella delle sovrapposizioni tra fratelli. Ecco, il gradimento delle famiglie è alto nella nostra scuola, per cui tendono a reiscrivere anche, insomma, ragazzi più piccoli. Insomma, in Friuli ci sono diverse famiglie numerose, e questo ha ecco, portato alla difficoltà di tentare di incastrare un orario scolastico tale da non mettere in difficoltà le famiglie con più ragazzi. Nel recente sondaggio che abbiamo di gradimento dell'offerta formativa in merito alla didattica a distanza, abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte delle famiglie sul servizio erogato. Ecco. Il desiderio sarebbe comunque quello per tutti di avere, ecco, una didattica in presenza che ha tolto uno dei cardini fondamentali, così, della nostra offerta formativa, che è la dimensione del cortile, che non è solo un luogo fisico, ma anche uno spazio educativo e di incontro. Su quest'ambito però abbiamo cercato di rispondere dando ecco, dei servizi alternativi. Mi riferisco a delle ricreazioni organizzate, a dei momenti di animazione attraverso i social, a delle occasioni addirittura anche di ritiro spirituale che erano mancate durante il tempo della Quaresima. Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, invece, guardando in prospettiva come FIDE Friuli Venezia Giulia, le 16 scuole associate alla federazione, ecco, guardano con un po' con apprensione, ma anche con grande speranza e fiducia al futuro. Ecco, diciamo che le iniziative che a livello regionale stiamo, ecco, organizzando sono in consonanza con quanto, ecco, sta proponendo la FIDE nazionale. Ecco, ecco, numerose scuole hanno aderito al progetto Vogliamo fare scuola. Attendiamo con trepidazione quelle che saranno le indicazioni e le linee guida del gruppo di lavoro che sta elaborando il progetto, e abbiamo cercato anche dei canali di interlocuzione con la direzione regionale.
che ecco, si mostra disponibile anche a supportare nei limiti dell'autonomia le scuole paritarie del Friuli Venezia Giulia. Ci sembra un'occasione importante dove il sistema paritario dice la vicinanza alle famiglie, al territorio, che guarda con speranza e ottimismo al futuro. Ecco. Da parte di tutte le scuole lo sforzo è stato questo in un contesto che certamente non le facilita. Mi riferisco in particolare alle preoccupazioni per quanto riguarda un'impossibile emorragia di personale verso la scuola statale, la difficoltà delle famiglie di non garantire sempre la corresponsione della retta. Tuttavia, ecco, questa progettazione che stiamo concertando, ecco, dà speranza di futuro, è accolta dal nostro territorio, dalla nostra utenza, dalle nostre famiglie, ecco, con grande attesa. E lo ribadisco, ecco, guardiamo con ottimismo al futuro, ecco, supportati da questo bel progetto che è quello del Vogliamo fare scuola della FIDE nazionale.